L'apparato respiratorio è una vera e propria interfaccia fra il nostro organismo e l'ambiente che ci circonda. Grazie ad esso noi riusciamo ad introdurre l'aria ambiente e a estrarre da questa l'ossigeno che serve per tutte le reazioni chimiche dell'organismo. Sempre grazie ad esso noi riusciamo ad eliminare l'anidride carbonica che è il sottoprodotto di queste reazioni. L'apparato respiratorio consiste, partendo dal naso e scendendo fino all'ultimo tratto che sono gli alveoli, consiste in una serie di sezioni differenti che però rappresentano un continuum e quindi quando si ammalano possono ammalarsi in maniera consecutiva l'una dopo l'altra. Tutti questi punti possono ammalarsi se noi veniamo in contatto prevalentemente con microrganismi che sono patogeni, cioè che portano una malattia. Possono essere virus o batteri e possono determinare delle patologie che possiamo definire acute o croniche a seconda della durata e della frequenza con cui si manifestano a carico del nostro organismo. Vediamo rapidamente le patologie acute. Abbiamo la rinite, che è la patologia a carico del naso, faringite, laringite, tracheite, vedete tutte quante con il suffisso ite ad indicare una infiammazione, e poi ancora la bronchite e la polmonite. Queste sono forme che diventano tanto più gravi quanto più si scende lungo questo percorso respiratorio, perché ovviamente mano a mano che si scende si trovano sempre meno difese e il microrganismo trova un terreno sempre più fertile e sempre più libero. In questo quadro, in questo panorama, si possono inserire anche le cure termali. Le cure inalatorie e gli aerosol in ambiente termale possono essere un utile strumento per diminuire la quantità di farmaci che noi utilizziamo per tenere sotto controllo questa malattia e dare un più ampio, passatemi il termine, respiro al nostro organismo.